deve continuare possa farlo in una condizione possibile. Vi ringrazio molto, grazie. Prego, onorevole Mariani, proviamo. Grazie Presidente, l'Assemblea avvia oggi l'esame del testo. Onorevole Mariani, tiri sul microfono così la sentiamo meglio, perché sennò è peggio. Ecco, perfetto. L'Assemblea avvia oggi l'esame del testo unificato delle proposte di legge 2607 Braga, 2907 Segoni, 3099 Zaratti, che delega il Governo al riordino e all'integrazione delle disposizioni legislative in materia di Sistema Nazionale della Protezione Civile. È opportuno in premessa sottolineare il contesto istituzionale di profonda ridefinizione degli assetti e dell'organizzazione dello Stato, delle regioni e degli enti locali in cui si inserisce la modifica e l'integrazione della normativa in materia di protezione civile attraverso lo strumento della legge delega al Governo, con l'obiettivo di mantenere la priorità assoluta della sicurezza dei Mariani, cittadini. Attenda, perché capisco che... Colleghi, veramente vi pregherei, colleghi, possiamo per favore salutarci fuori dall'aula e lasciare che la relatrice riesca a parlare gentilmente? O devo cominciare a chiamare uno per uno? Decidiamo. Bene, vado, onorevole Mariani. Della sicurezza dei cittadini e delle imprese, rendere omogenea l'applicazione delle norme nella gestione e nel superamento delle emergenze, indicare con certezza le misure applicabili per favorire il ritorno alla normalità dopo gravi calamità, coordinare al meglio responsabilità centrali e territoriali nell'intero Paese, recuperare i ritardi verificatisi, nonché costruire le condizioni per ridurre preventivamente l'effetto di rischi rilevanti. La scelta dello strumento della legge delega, in cui il Parlamento definisce ambiti ampi di intervento e principi e criteri entro i quali riordinare, semplificare ed attualizzare la normativa di supporto al Sistema Nazionale della Protezione Civile, persegue l'obiettivo di coniugare il necessario coordinamento dell'attività del Governo e del Parlamento con l'approvazione in tempi rapidi del riordino, tenuto conto peraltro dell'evoluzione normativa che ha caratterizzato in questi anni il settore della protezione civile. Dal 92, anno della pubblicazione della legge 225, che ha avuto il grandissimo pregio di costruire il primo quadro organico ed omogeneo di riferimento ancora molto attuale, il nostro Paese è stato soggetto a decine di calamità naturali e causate dall'azione umana, per le quali lo Stato ha attivato procedure di emergenza e misure di sostegno che hanno costituito occasione per un proliferare eccessivo di norme primarie e ordinanze conseguenti, la cui somma oggi appare parcellizzata e disomogenea. L'effetto più eclatante è infatti l'inapplicabilità e la non trasferibilità di alcune misure costruite per specificare situazioni nel contesto generale, con giustificabili dubbi sull'efficacia e sull'equità per i cittadini. La discussione politica istituzionale nel corso degli anni si è molto concentrata nel definire le opzioni da privilegiare nel caso di eventi calamitosi che hanno compromesso la vita dei cittadini, i loro beni primari, il sistema economico-sociale di importanti regioni, città storiche, territori minori e disagiati. Il confronto si è sviluppato in maniera altalenante sull'opportunità di destinare alla singola peculiarità una legge di riferimento, o piuttosto su quella di operare direttamente con schemi più semplici attraverso l'utilizzo di ordinanze della Presidenza e Consiglio dei Ministri e dei Commissari Delegati. In questo senso, Presidente, per elencare, come dire, i dettagli e il proseguo della discussione della legge, chiederei l'autorizzazione a consegnare il mio intervento, anche per rilevare, dopo il lavoro di ascolto dei gruppi, ulteriori contributi che possano permettere di giungere ad una rapida approvazione della legge, e quindi consegno il mio intervento. Grazie. È certamente autorizzata, la ringrazio io. È scritta a parlare l'onorevole Braga, ne ha facoltà. Chiedo scusa. Ha facoltà di intervenire il relatore di minoranza Grimoldi, che però non è in aula, quindi si intende che vi abbia rinunciato. Ha facoltà di intervenire il rappresentante del Governo, che però si riserva, molto bene, e a questo punto è iscritto a parlare l'onorevole Braga. Prego, onorevole Braga. Sì, grazie Presidente. Anch'io annuncio che consegnerò il mio intervento. Approfitto solo di questi tre minuti per precisare il senso di questo disegno di legge delega, che non è certo quello di sovvertire un sistema come quello della protezione civile, che funziona e che ha già saputo riformarsi negli anni recenti, ma al contrario affrontare in un contesto adeguato, che abbiamo ritenuto essere quello della legge delega, alcune criticità con cui il sistema si trova a fare i conti ogni qualvolta si manifesta uno stato di emergenza. Allora, una delle prime questioni riguarda proprio l'adeguatezza del